Dottor Marco Fravisini, medico chirurgo ortopedico specializzato in chirurgia del ginocchio e chirurgia sportiva. Benvenuti, io sono il dottor Fravisini Marco, vengo da Rimini, sono specialista in chirurgia ortopedica, in particolare mi occupo di chirurgia dell'arto inferiore, chirurgia del ginocchio, chirurgia ricostruttiva e chirurgia sportiva. Opero in strutture convenzionate a Rimini, Cesena e Ravenna e vengo a fare ambulatorio da Fisioradi qui a Pesaro, dove mi occupo soprattutto di patologie sportive e patologie degenerative. Oggi vi voglio parlare di chirurgia ricostruttiva del ginocchio. Le tecniche chirurgiche sono sempre più all'avanguardia quando parliamo di protesi di ginocchio. Soprattutto negli ultimi anni sono cambiati due aspetti fondamentali. Il primo, i materiali. I materiali delle protesi sono sempre più innovative e consentono di fare una protesi di ginocchio che può essere considerata quasi a vita, cioè hanno dei materiali sempre più performanti e poco usurabili, per cui è come dare un secondo ginocchio, una seconda possibilità al ginocchio, soprattutto nelle patologie, non so, dell'adulto, dell'anziano o esiti di traumi, patologie degenerative, la soluzione chirurgica della protesi di ginocchio è una soluzione sempre più vincente, anzi sempre di più le persone tornano a fare la propria attività quotidiana, prima di tutto togliamo il dolore, ma soprattutto riusciamo a dare anche un'attività sportiva, quanto meno un recupero dello sport e magari la bici, magari il doppio tennis, magari il fatto di ritornare a fare la propria passeggiata senza dolore e soprattutto con una buona motilità del ginocchio. Sempre di più sono cambiati i sistemi riabilitativi, qui abbiamo un centro all'avanguardia in questo senso, dove si associa alla chirurgia un adeguato protocollo riabilitativo, prendendo sia elettromedicali, sia terapie manuali, sia terapie in piscina, terapie in palestra, quindi avendo a 360 gradi un aspetto riabilitativo del paziente che ci può portare a ottimi risultati e un'ottima performance dopo un intervento chirurgico. Quindi quando parliamo di lesioni e di trattamento non è solo un aspetto che dobbiamo considerare, ma la collaborazione di tante persone che collaborano, dal fisioterapista, dal chirurgo, dal medico, dal riabilitatore, per avere un ottimo risultato per il paziente. Uno degli argomenti che mi attrae di più e di cui ho passione sicuramente è il trauma sportivo, la patologia dello sport medicine, quindi mi piace soprattutto pensare che il paziente quando ha una lesione sportiva il primo pensiero che ha è quello di ritornare a fare sport, quindi è la prima domanda in generale che un paziente mi fa, ad esempio un calciatore oppure uno che gioca a basket, a tennis, che quando arriva da me mi chiede quando posso tornare a rifare sport, quindi sicuramente soprattutto i traumi del ginocchio, traumi ligamentosi, traumi meniscali occupano gran parte della mia attività chirurgica. E anche qui il trattamento di un trauma sportivo è un trattamento che vede la chirurgia essere uno dei tanti aspetti nella strategia terapeutica per un paziente, perché sicuramente quando parliamo di sportivi dopo l'intervento è importante un'adeguata fisioterapia, sono importanti adeguati step per ritornare a far sport e tutti questi passaggi sono importanti, quindi non c'è solo il lavoro del chirurgo ma c'è anche il lavoro del riabilitatore, del fisioterapista, dell'osteopata e questo è molto importante perché il successo dipende proprio dall'interazione, dall'aiuto di tutti i componenti e tutte le persone che gravitano attorno al paziente. Chiaro che mi occupo soprattutto di chirurgia ligamentosa perché è una delle mie passioni, utilizzo tantissime tipologie di impianto per la ricostruzione ligamentosa e sempre di più si cerca di stabilizzare al meglio possibile il ginocchio e soprattutto anche oltre alla struttura ligamentosa le strutture meniscali che rappresentano
un altro aspetto fondamentale della chirurgia, quindi bisogna cercare sempre di preservare i menischi, suturarli quando possibile, perché il paziente sportivo è poi un paziente che da grande diventerà, avrà un ginocchio sicuramente possibilmente con degenerazione, quindi più preserviamo, più stabilizziamo, più è importante per il futuro della nostra articolazione. Chiaro, quindi tutti questi aspetti sono aspetti da considerare quando si tratta uno sportivo, una lesione sportiva. E per sport non intendo solo il professionista, ma che può capitare e presenta tanti aspetti legati alla società, legati alla pressione del tornare a fare sport, ma anche l'atleta dilettante, diciamo, quindi c'è tantissime persone che giocano a calcio, a calcetto, fanno il tennis la domenica pomeriggio, il doppio, giocano a basket, corrono, perché l'altra patologia importante sono le patologie da usura dei tendini. Tutte queste persone sono persone che comunque vogliono tornare a fare sport. Quindi è importante il trattamento e i giusti tempi per ritornare a fare sport. Riguardo all'argomento della sostituzione protesica del ginocchio, un altro aspetto fondamentale di questi ultimi tempi è sicuramente il tentativo di recuperare sempre più velocemente il paziente. Il paziente non deve più vivere l'intervento di protesi come un intervento di grossa gravità o comunque altamente invalidante, ma sempre di più deve essere considerato un intervento abbastanza di routine, soprattutto nel recupero dell'intervento. E questo è dovuto al fatto che stiamo sempre di più sviluppando terapie del dolore, terapie per migliorare il sanguinamento, per recuperare sempre più velocemente il paziente in quello che viene chiamato fast track o rapid recovery, cioè una possibilità di mettere subito in piedi il paziente già dal pomeriggio dopo l'intervento, farlo subito riabilitare e quindi permettergli già una quotidianità dai primi giorni dell'intervento. Questo ci aiuta a far vivere l'intervento come un intervento di routine, un intervento proprio quasi di una sostituzione che ci permette poi di ritornare a fare quello che facevamo prima senza dolore, con le stesse, anzi migliorando le performance che abbiamo. E questo è molto importante perché diminuendo il peso dell'intervento facciamo in modo che il paziente ritorni alla propria quotidianità il prima possibile, il meglio possibile, e vivendo l'intervento come un intervento più leggero, diciamo, e questo è importante anche nei risultati poi. Quindi sempre di più si parla di ricoveri rapidi, ricoveri veloci e di mettere in piedi il paziente, farlo ritornare alla sua vita quotidiana in tempi sempre più celeri.